il mio messaggio è molto semplice. In una giornata come questa, credo che il dramma che ha avuto la figlia della signora, e quindi la signora, sia emblematica. Fuggire da una guerra e trovare la morte per mano di chi gli ha promesso amore, quando di più emblematico possa esserci. Ed è per questo che, tra le tante sofferenze che il femminicidio ha provocato, ho pensato fosse la cosa giusta venire a rendere omaggio ad Anastasia e alla sua famiglia. Ho avuto modo di dire al Senato e anche ieri nella cerimonia della commissione senatoriale che la questione non può essere vista, e sbaglia chi la vede, la questione del femminicidio, come qualcosa che riguardi le donne. Riguarda semmai soprattutto gli uomini, perché sono gli uomini che devono affrontare e capire che il rispetto, perché questo è il termine fondamentale, che si deve alle altre persone, se possibile deve essere ancora maggiore verso l'altra metà del cielo. Presidente, cosa si aspetta dal lavoro della nuova commissione, quella bicamerale che nasce? Conoscenza, perché per combattere i fenomeni non bastano le leggi, servono, non basta l'efficienza delle forze armate, che ringrazio, delle forze armate, delle forze di polizia, che ringrazio. Dico forze armate perché il primo nucleo è stato quando facemmo la legge sullo stalking dei carabinieri, che sono forza di polizia ma anche forza armata. E io mi aspetto che dalla conoscenza del fenomeno, le statistiche e quant'altro, nasca la possibilità di combatterlo meglio. Vede, per esempio, noi sappiamo quanti omicidi, femminicidi ci sono, perché quando una donna muore, se viene uccisa per motivi che sono legati a quello che chiamiamo femminicidio, fa statistica. Ma quanti altri reati sono commessi per la stessa ragione e non si sa? Cioè, in un processo per diffamazione non c'è scritto se è una diffamazione tra due automobilisti che alla fine di una lite si diffamano, o se invece è una diffamazione nei confronti di una donna perché è donna. Non c'è scritto se un danneggiamento della macchina a ruota bucata è fatto da un teppista o è fatto da un amante a marito o fidanzato, o ex amante, marito, fidanzato, deluso. Allora anche i numeri, anche la statistica, sto facendo un esempio, può servire a capire la dimensione del fenomeno. Certo, non è solo questo che farà la Commissione, cercherà di capire le ragioni e anche i rimedi. Io penso che sarà molto importante il lavoro della bicamerale, perché questa volta la Commissione sarà bicamerale, non monocamerale. Servono, secondo lei, nuove norme e maggiori risorse? Guardi, le norme servono se poi le rispettiamo fino in fondo. Serve efficienza. E per questo le risorse servono, per esempio sui braccialetti elettronici significa risorse, le abbiamo. Se qualcuno è sospettato di poter far del male a una donna, a una persona, non basta dirgli tu non ti puoi avvicinare, se io gli metto il braccialetto so che se si avvicina quello suona. E quindi è già una risposta a quello che mi dice lei. Però più che le risorse, più che le norme, serve un fatto culturale. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che la società veramente pretende che il rispetto verso una donna non abbia eccezioni, mentre un reato, perché una è donna, non per altri motivi, è un abominio nel senso vero e proprio del termine. Questo sì, è stato usato in maniera sbagliata questo termine, ma in questo caso è giusto. Presidente, educare al rispetto, lo diceva lei, all'uguaglianza, da dove cominciare però? Ah, dai bambini, dalla scuola, dalla società e dal non offrire alibi. Non bisogna mai offrire vie di fuga. Cioè, è stata uccisa una donna
che però si era dimenticata di denunziarlo. È già un alibi, è già un alibi. Non deve succedere, anche se io non ti denunzio. È stata uccisa una donna, ma aveva sbagliato a tornare a casa a prendere i vestiti. È già un alibi. Non ci sono alibi. Quindi quando si uccide è stata uccisa senza ragione una donna. Cominciamo a dire questo, abbiamo fatto un piccolo passo avanti. Senta, scusi, lei incontrerà la mamma di Anastasia. Sì. Ecco, le istituzioni come possono aiutare ora questa donna che è in grande difficoltà? Ma credo che questo stia già avvenendo, non voglio essere io a dirlo come, credo che devono aiutare le donne in difficoltà. Tra l'altro la signora è in doppia difficoltà. E per quanto riguarda chi viene da una guerra, quando viene veramente da una guerra, in quel caso non c'è dubbio che chi viene dall'Ucraina in questo momento non stia venendo qui per caso, tant'è che nella maggior parte dei casi sono donne e bambini o anziani, debba essere accolto meglio di un fratello.